Ciao a tutti. Per il mondo antico era l'imboccatura del porto che serviva alla città più potente del Mediterraneo. Per l'uomo medievale era il luogo misterioso dove si raccoglievano le anime destinate a fare penitenza in purgatorio. Oggi, col primo film, scopriremo qual è il volto attuale della Foce del Tevere, un fiume che nelle scorse settimane abbiamo seguito nel suo percorso fin dalle sorgenti. Poi, con il secondo film, Frédéric Rossif ci condurrà in India. Lo accompagneremo in uno dei suoi consueti vagabondaggi, in cui lui riesce sempre a scovare gli animali più significativi di un ambiente e a evocare con le immagini lo spirito segreto di un luogo. Ma adesso avviamoci alla Foce del Tevere. Quando, secondo la leggenda, Enea e i suoi compagni, con le loro navi profughi da Troia, vi arrivarono davanti, lo videro gettarsi in mare tra grandi vortici veloci e grandi banchi di sabbia biondissima. Quando poi, sempre secondo la leggenda, il fiume volle parlargli per assicurare Enea che quello era il posto giusto dove fermarsi per il futuro destino di Roma, prese l'aspetto di un vecchio, cinto da un mantello leggero di azzurro trasparente, con il capo circondato da canne. Scrive il poeta Virgilio che tutt'intorno una gran quantità di uccelli volava sopra verdi foreste tranquille, rallegrando l'aria con il loro canto. Vediamo com'è oggi la Foce del Tevere. Fra l'Umbria e il Lazio, scorrendo lungo il confine, il Tevere arriva dal Viano e, allargandosi, si trasforma in lago. Uno sbarramento costruito nel 1964 ha dato vita ad una zona umida, tra le più belle d'Italia, oasi protetta sin dal 1978. L'acqua, che non arriva mai al ginocchio, ha generato vaste aree paludose ed acquitrinose, che nel tempo sono diventate un ambiente ideale per gli animali acquatici. Durante i mesi invernali vi sostano numerosi aironi bianchi maggiori, uccelli rari e in via d'estinzione, la cui presenza rende l'oasi di importanza internazionale. Da ottobre a marzo, oltre 200 cormorani popolano l'oasi assieme ad un centinaio di aironi cenerini. I cormorani hanno imparato molto bene a nutrirsi di pesci gatto ed evitano con grande disinvoltura di farsi male con le loro pericolose spine. Il falco di palude, un raro uccello rapace, sorvola attento il lago. L'osservazione è più facile per le varie specie di anatre, come i germani reali. Le nutrie, imparentate con i castori, hanno trovato qui un ambiente ideale. La presenza di così tanti animali offre uno spettacolo raro ed emozionante. Il Tevere riprende a scendere verso il mare. Come via d'acqua, con la rete dei suoi affluenti, ha permesso da sempre di collegare le regioni dell'Italia centrale con il Mar Tirreno. Lungo le sue rive è sempre esistita una catena di scali. La via d'acqua era infatti soprattutto un canale di commercio che permetteva un facile trasporto dei prodotti dai luoghi di produzione a quelli di mercato. Nella parte sud dell'Umbria, lungo le rive, in una zona lontana dalle arterie principali, sono visibili i resti dell'antica città romana di Ocriculum, con l'imponente e monumentale costruzione ad arcate che dovevano sostenere un tempio o qualche edificio pubblico. La città, compresa nella sesta regione augustea, ebbe il suo periodo di maggior splendore durante l'impero. Fu un porto molto attivo, con un costante traffico di carichi d'olio. Tra le rovine di Ocriculum e il fiume
sul percorso dell'antica via Flaminia, silenziosi e immobili, in uno stato di semi-abbandono, si trovano i resti dell'antichissima cattedrale di San Vittore e quel che rimane del monastero che risale al XIII secolo. Il Tevere, che all'inizio è solo un allegro torrente, poco dopo si è trasformato in fiume e per ben due volte in lago. Ora, entrato nella campagna romana, diventa ancora più ampio e maestoso. Serpeggia pigramente formando anse spettacolari come quella del Fiasco, nei pressi di Ponzano Romano, dove i due bracci quasi si toccano. Dall'alto della via Tiberina si gode una grandiosa vista dell'oasi di Nazzano. Anche qui il fiume è stato sbarrato, dando vita ad un bacino lacustre adatto alla sosta degli uccelli acquatici migratori. Le folaghe, che vivono generalmente in colonie lungo i fiumi, i laghi e le paludi, hanno trovato un ambiente ideale. L'Airone Cenerino e l'Alzavola sono due ospiti comuni. Lentamente, dopo la confluenza con l'Aniene, il Tevere giunge a Roma. Ponte Milvio, noto anche come Ponte Mollo, perché frequentemente sommerso. Di qui passavano le tre grandi strade che collegavano Roma al nord della penisola. Per secoli il Tevere è stato una minaccia per i quartieri bassi della città, frequentemente inondati. Alla fine dell'Ottocento, per risolvere questo problema, vennero costruiti dei muraglioni che mutarono drasticamente l'aspetto del fiume. Dal basso si ha una prospettiva acustica inusuale. Il rumore della città si allontana, quasi scompare. I gabbiani sono diventati sempre più numerosi e riposano comodamente sui resti del famoso ponte rotto, mentre un maschio e due femmine di Germani si muovono lungo la riva. Nell'antichità, finché Roma rimase pagana, la distruzione di un ponte era considerata di cattivo auspicio. Era compito dei pontefici, i sacerdoti addetti alla cura dei ponti, di farlo immediatamente ricostruire. I ponti di Roma sono oggi 26. L'isola Tiberina, bassa ed allungata come un barcone da carico, nel 289 a.C. venne dedicata ad Esculapio, dio della medicina. Forse in accordo con questa tradizione, nel 1584 venne costruito l'ospedale Fate Bene Fratelli. Lasciata la capitale, il Tevere si avvia verso il mare. A capo due rami il fiume si biforca. A destra il secondo braccio del delta del Tevere. Un canale iniziato all'epoca dell'imperatore Claudio e ultimato sotto Traiano per creare un nuovo porto oltre a quello di Ostia. L'antica fossa Traiana è oggi il canale di Fiumicino. Sul braccio sinistro del delta si affacciano i resti di Ostia, che alla fine del IV secolo a.C. nacque come caposaldo fortificato a tutela e controllo della foce del Tevere e della retrostante zona delle saline. L'antica via è giunta al mare. Il sottile torrente di montagna ha finalmente concluso il suo lungo viaggio. Si getta nel mare aperto, indistinguibile fra le onde.